Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Resident Evil Village. Dunque ragazzi, abbiamo riattivato la corrente, quindi possiamo utilizzare questa specie di ascensore. Però prima, raga, direi di dare un'occhiatina a questa scala, che oltretutto qua abbiamo una specie di mappa. Comunque S3 produzione, in realtà è B3. È sbagliata. Comunque ragazzi, direi di dare un'occhiatina qua in alto e poi non so, probabilmente dobbiamo utilizzare l'ascensore ora. Manca ancora molto. Sì. Mancherà ancora parecchio, quindi prima di scontrarci contro Heisenberg. Comunque ragazzi, noi andiamo avanti e vediamo un attimino se riusciamo a concludere questa serie, ragazzi. Allora, ok, un passaggio. Questo cunicolo. Ma se vado dritto, strada chiusa. Ok. Quindi di qua. Miranda ci considera come dei bambini. Non le frega niente di noi, niente. Non possiede più un briciolo di umanità. Devo distruggerla. Sì, vabbè, non è che non te stai tanto. Non mi interessano i tuoi drammi familiari. Cristo. Batte sto merda. No. Era lì che lavorava lo zotico. Cazzo. Come mai è così forte il colpo? In genere e muorici. In genere non ci fa grossi danni. Vabbè, forse eravamo messi male con la salute. C'è un altro di là, però un attimo, ho visto anche qualcosa che sbrilluccicava. Forse è qua avanti. Momento. Allora, di qua si va probabilmente nella direzione giusta, quindi raga, vediamo un attimino. Là, via il visore VR, zio. No, non molla l'arma. Sto pezzo di... Aiuto! No! Ricarica. Là. Come al solito, ragazzi, utilizzo la pistola, anche se è meno potente, ma abbiamo più colpi a disposizione, quindi perché no? Ok, polvere da sparo. Un po' di robina di qua. Piantina verde. Perfetto. Quest'angolo qua era giusto per recuperare qualcosina. Va bene. Comunque sono sicuro di aver visto sbrilluccicare qualcosa. Vabbè. Via. Quindi di qua ci sono sempre i minatori a lavoro. Eccoli là. Ok. Sono giusto due. Là. Via il VR. No. Merda. Cazzo, sono tre, non sono due. Ok. No. Là. Via. Ma qua cosa abbiamo? Vai a fanculo. Momento, raga. Allora, facciamo così. Ce ne sbarazziamo prima. Allora, sono tre, quindi la lanciamo lì in mezzo. Ok. Sicuramente quello in fondo. Merda. Muorici, non voglio sprecare colpi. Si è buggato. No, non si è buggato. Ok. Fluido chimico. E il terzo dovrebbe essere morto. Sì, perfetto. Allora, un momento ragazzi, c'era qualcosina qua. Ok. Che roba ci abbiamo qua? Grimandello. Li avevamo finiti se non sbaglio. Perfetto. Ok. Allora, cristallo grande. Vabbè, si passa di qua allora. Momento ragazzi. Più che altro sono alla ricerca di munizioni, perché diciamo che con la pistola siamo messi bene, ma con le altre armi un po' meno. 8-2, vabbè. Con la pistola abbiamo 100 e passa colpi.
Si va giù di qua. Giusto? No, si salta direttamente. La scala di qua. Ok. Non dovrebbe mancare tantissimo, ragazzi, a concludere il titolo. Quindi vediamo se, non credo in questo video, ma probabilmente nel prossimo riusciamo a concludere tutto. Ora, questo abbiamo aperto per i cristalli, per recuperare un po' di robina da vendere. Basta? Ok. Vabbè, via, via, veloci, di qua. Non mi pare ci sia nient'altro. Ok, autosalvataggio. Va bene. Qua crolla tutto a pezzi. Ma bisogna fermarli sti cazzo di cosi? Ma non c'è sta roba rossa? Probabilmente, raga, dobbiamo interagire così, boh. No? Però questa al centro sì. Infatti. E anche questo. Probabilmente dobbiamo trovare il lato giusto per questi qua. Ora. Siamo arrivati da là. Ok. Una scala, una scatola. E della polvere da sparo. Perfetto. Di volata qua a destra e recuperiamo un po' di risorse. Là. No, zio. Munizioni per il fucile, ok. Ok, strada obbligata di qua. Dai, Ethan. Vediamo un attimino come fermare sta cazzo di... porca troia, questo? Che cazzo è? No, ma perché? Raga, ma perché si è bloccato sto cazzo di Ethan? Ok. Dai. Cazzo, qua siamo ai livelli del trasporto. Che porca. No, no, no. Merda. Via. Ok. Qua urge subito un'altra arma. Però potremmo utilizzare la mina. Non ora, magari. Cazzo, ma spara anche. Qua siamo morti, oh. Qua siamo morti, raga. Qua siamo morti. A sto giro, a sto giro siamo morti. Non posso passare, via. Ok. Via, 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 via. Cazzo. Là, si è frizzato. Dai. Che ci schiatti, stronzo. Ancora no? Sei così tosto? Oh, ma non ci muore, eh. Ok. Andiamo con sto qua soffiazzi. No! Aia. A gambe. Sicuramente non si apre sta porta, raga. No, invece sì. Ok. Ma può passare di qua? Io non credo, raga. E invece sì. Ok, zero munizioni, vediamo un attimo se possiamo crearle. Tanto mi creo due di soluzione medica. Altre sei di questi, ok. Abbiamo di tre, quattro, questi sono utilissimi. Qualche colpo per la pistola. E un altro. Perfetto. Dai, mostrami il cuore, stronzo. No, devo caricare. Comunque abbiamo trovato un punto abbastanza sicuro. Ci vuoi morire? Fai le finte, stronzone? Dai che ci siamo. Merda, è passato. Merda, è passato. Pezzo di fango. All'ultimo, bastardo. Maledetto vigliacco. Allora, si va su. Speriamo che non risponino questi Transformer di merda.
Ok. Bella scatola, vai. Dai, due maroni. Va sempre di liscio. Dunque, si va su. Per un attimo, possibile che qua non c'è niente? Possibile. Eccolo lì. Poi mancherebbe l'ultimo, che è da quel lato là. Ok. Ma sicuro che ne ribecchiamo altri, ragazzi. Allora, di là. Ok. Perfetto. Abbiamo bloccato la turbina. Là. Quindi passiamo da lì in alto. Ok. Munizioni esplosive, ottimo. Dunque, di qua? Non è che si riattiva sta merda? Dai, le scalette, le scalette. Ok. Niente, eh? Dobbiamo lisciarlo ogni volta, zio. Ma che roba è? Quelli non è che se magari li sparo... No, eh? Ok. Vabbè, c'è una porta di qua. Perfetto. Ma dove stiamo andando? Allora, trituratore, ok. Beh, andiamo di qua. Obbligo, però... è veramente devastante sta sezione. Crudo chimico. No, piani superiori, mappa della fabbrica, ottimo. Ok. Allora, perfetto, abbiamo anche una lettura, ragazzi, quindi via. Evoluzione dei soldati, soldat jet, montati su soldat, sui soldati, vabbè, un jetpack e stabilizzatori della testa, grande miglioramento della modalità, gli esperimenti mostrano capacità di volo limitate, voli a lunga distanza impossibili, ma può muoversi su terreni accidentali. Evoluzione dei soldat, soldat panzer, montato su soldato uno scudo in lega di alluminio per proteggere il reattore e le parti esposte, gli esperimenti dimostrano la sua invulnerabilità alle comuni armi da fuoco, la corazza non regge contro forti esplosioni, necessari ulteriori sviluppi. Quindi ecco perché ci hanno dato le munizioni per la granata, quelle esplosive, ragazzi. Quindi con una pistolina via discorrendo ci facciamo una mazza. Una ruota, non spingi. Per un attimo. Vabbè, proviamo a spingere, raga, però secondo me la strada è... non so se sia quella in alto, no, probabilmente. Un momento, facciamo così. Facciamo giusto capolino di qua. C'è un'altra sezione. A meno che qua non ci sia solo da recuperare della roba. Ok. Allora, cosa abbiamo trovato? Stampo per una sfera. Ok. Polvere da sparo. E basta. Ah, ok, abbiamo fatto giusto il giro, tondo di qua. Quindi strada per le scale. Andiamo su. E vediamo un attimino, tanto ormai non ci dovremo più sorprendere di queste bestialità che ha creato Heisenberg. Cazzo, un po' troppo vento. Non so, infatti. No, caputtana, ecco. Vediamo un po' se... là. C'è andata a culo? C'è. Cazzo. C'è qualcosa lassù, ragazzi. Cazzo, ci è mancato poco. Eccolo lì. Perfetto. Quarzo giallo. Ah, ecco. Siamo dal lato sopra. Ok. Tanto qua abbiamo la simpatica capretta collezionabile che prendiamo. Assolutamente. Vabbè, per forza di qua. Sti cazzi.
Ma non so, a volte mi sembra che cambia l'andatura della corsa. Ok. Con calma, zio, perché qua finiamo di sotto. Tempo zero. Un momento. Se vado più in giù. Non si può. Ok. Quindi scala. Va bene. Cosa nasconderà dietro sto portello, ragazzi? Il tizio corazzato. Ma probabilmente il tizio corazzato è quello che ci sta inseguendo da inizio sezione della fabbrica. Fluido chimico, ok. Perfetto. Vabbè. Vediamo se ci porta su. Su, ok. Presto. Inizierà la cerimonia con la tua cara Rose. A quel punto sarà la fine per tua figlia e per tutto il villaggio. Ma non preoccuparti, la fermerò. Userò Rose per uccidere Miranda. Povero papà, sei l'unico a non aver ancora capito quanto è potente tua figlia. Vuoi prendere Rose? Devi solo provarci. Vabbè, oddio. In teoria ce l'hanno già fatta. Comunque, zio. Stampo per una chiave. Ok, probabilmente la chiave a ferro di cavallo. La gabbietta. Vediamo. Munizioni pistola. Va bene. Un momento, sto per pescare, raga. L'armadio. Ok, munizioni fucile. Perfetto. Ottimo, e via. Allora, abbiamo preso lo stampo, ragazzi. Quindi si torna dalla macchina per stampare. E dobbiamo stampare la chiave. Ancora? Ancora cosa, zio? È ancora lunga? Ah, la chiave. Cazzo. Vabbè, però qua possiamo sfruttare. Adesso chiedo un'occhiatina. L'ascensore... dove c'è il duca, quindi facciamo su e giù. Eravamo al B. Non mi ricordo più. Comunque basta guardare la mappa, poi vediamo un attimino come utilizzarlo questo ascensore. Ora siamo al B1, deposito. Vediamo un attimo, ragazzi. Dobbiamo consultare la mappa se vogliamo andare avanti, perché qua sennò è un bordello. Oltretutto posso anche salvare, comprare magari qualcosina dal duca, vediamo. Se non sbaglio eravamo al B3 noi. Però, per non sbagliare... Allora, prima di tutto, raga, non ho segnato questa qua. Ok. Dovrebbe avermela segnata nella mappa. Poi. Quindi siamo a S1, quindi B1. È sbagliato qua, però comunque S2, dove eravamo prima? S3. Ok, ma dobbiamo andare al 4, quindi si va al 3 e poi si scende. Macchina per presso fusione, e poi abbiamo anche l'interruttore di qua. Abbiamo un interruttore, vabbè. Quindi teoricamente andiamo al B4. Nel mentre non posso salvare, ok. Ma cosa c'è, Duca? Dà fastidio la discesa? Si è bruciato col sigaro. Grande, Duca. Ma se... niente, è peccato. Peccato. Allora, raga, non dovesse esserci niente di interessante, ci ribecchiamo direttamente dalla macchina per fondere, per crearci la chiave. Allora, avevamo anche un'altra... A parte che dobbiamo fare due cose, sia la sfera, stampo per chiave, ok, che ragazzi, appunto questa chiave qua. Ora, dando un'occhiatina alla mappa, interruttore, eccola qua, stanza di Heisenberg, quindi da qua andiamo a sinistra. Vabbè, diamo un'occhiatina dopo.
raccogliamo la chiave, perfetto. E vediamo di stampare anche la sfera, che probabilmente ci serve per l'ultimo labirinto. Ok. Raccogli. Perfetto, sfera col cavallo. 99 su 100, raga, apriamo questa porta e sicuramente all'interno ci troviamo il labirinto. Ok. Allora, chiave di Heisenberg. C'è qualche stronza. Ok. Fanculo. Fanculo. L'equipaggia li eliminiamo subito, va. Ok. Veloci. Aia. Stronzo. È rimasto solo questo, spero. Muorici. No. Pezzo di merda. Ma vaffanculo, ma perché? 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 Proprio da sti stronzi. Ah, schiattaci. 3.500, vabbè. Diamo di soluzione medica, va? Allora, scarti arrugginiti. Un bel po' di robina. Ma questa stanza... No! Merda! No, pezzente. Ok. Momento, raga. Quindi qua dentro non c'è il... parte meccanica barra. Non c'è il coso. Il labirinto. Fanculo. Dove cazzo si trova il labirinto? Comunque questa qua secondo me possiamo... risorse, crea oggetti, tesori. Allora, parte meccanica cilindro, combina. Ok, perfetto. E questa l'abbiamo completata. Ora però, ragazzi, qua abbiamo una manovella, un interruttore da premere. Torniamo indietro dalla fonderia. Non vorrei che magari, raga, il per l'appunto il labirinto si trova magari da queste bande qua. Di qua e a destra. Che cazzo succede, Ethan? Cosa fai? Quindi possiamo aprire questa ora. Giusto? Sì. Qua era tutto chiuso perché... Merda, mancava la corrente. C'è uno stronzo in piedi. Momento. Dalla lì, fucile di precisione. E andiamo naturalmente con questo, va. Ma non è attivo. Peccato. Grimandello. Che cazzo siamo venuti a fare qua in mezzo? No, quello che c'ha il coso... Ah, non è dietro, ok. Là. Così. Scopriti, zio. Bravo. Ok. Vediamo cosa nascondeva lo stronzo. Munizioni stordenti. Dicevo, cosa nascondeva lo stronzo, ragazzi, qua dentro. Bel po' di roba. Diario medico, operazione di rivitalizzazione. Questo è il 18° tentativo. Il soggetto è Oscar, stalliere, 20 anni. È caduto nel pozzo da ubriaco. Il corpo è in buone condizioni. Ok, gli esperimenti di Heisenberg. Incisione del torace completata. Ora bisogna rimuovere cuore e organi vitali e inserire il dispositivo di controllo. Eccellente.
Il cadò sta aderendo al sistema nervoso. Il procedimento è diventato più rapido. Aumentare la quantità di metemalbumina nel sangue artificiale è stata una buona idea. Ora trasmetto una corrente di 6600 volt attraverso il tronco encefalico. Andiamo. Stavolta deve funzionare. Funziona, zio? Sì! Grandioso! La mia creazione! Finalmente! Quella stronza avrà ciò che si merita! Fine registrazione. Ok. Ha creato qualcosa di abominevole, ragazzi, quindi... Niente labirinto per noi qua dentro, però abbiamo procurato montaparte, conferma, abbiamo procurato la canna, l'allungamento della canna della M1851. Ok, vabbè raga, arrivati a sti punti ci ribecchiamo dal signor Duca su in alto. Teoricamente dovrei poter richiamare l'ascensore. Comunque ci becchiamo direttamente dove eravamo prima, ragazzi. Ti auguro una splendida avventura. Grazie mille, zio. Sei sempre più gentile. Ok, chiave di Heisenberg. Apriamo questa sezione. Allora, abbiamo sbloccata. Qua siamo nella parte... Sei proprio un duro, eh? Ma ora basta chiacchiere. Finiamola qui. Lo senti, vero? C'è qualcuno che ti aspetta. Ok, perfetto. Qua facciamo un po' di rifornimento di munizioni. Dicevo, ragazzi, dovrebbe essere l'ultima sezione della fabbrica questa. Siamo in alto, quindi S1 o B1. Abbiamo una lettura, nient'altro che ci può dare una mano? No, niente. Ok, vai con la lettura. Prototipo Storm. Utilizzato un motore turbo Erika riciclato, ma è impossibile da controllare, non fa altro che attaccare. Troppa energia in uscita dal reattore? Parte frontale completamente invulnerabile, il coglione è stato capace di mozzarsi le braccia con l'elica. Inoltre, se attivo per troppo tempo, va incontro a problemi di surriscaldamento. Conclusione, un fallimento totale. Ok, però è bello tosto, zio. Frontalmente è invulnerabile. Quindi si lavora da dietro, sto stronzone. Vediamo. Ce la faremo, raga. È bello tosto questo, eh. Eccoci. Via, via, via. No, 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 no. Non ho tempo per queste stronzate. Vabbè, ma... Momento. Facciamo così. Forse questa equipaggia? Ma come cazzo possiamo fare qua? Ok, fortunatamente non ci vede, raga. Ottimo. Eccolo. Dobbiamo attirarlo e spostarci. Sbam. Carica, zio. Veloce, veloce, veloce. Cazzo! Merda! Ma... siamo morti, raga. Siamo morti. Fanculo. No, si è frizzato? No. Dai, zio. Ok. Oh, ma non ci schiatta, eh. Cazzo, sputa il fuoco. Merda. Sono finito in un vicolo cieco, raga. Via. Ok. Cazzo. Ancora niente, eh. Niente, mi deve far consumare tutto. Cazzo, mi tocca... bruciacchiarmi le chiappe, via. No! Pezzo di merda. Fa avanti e indietro, eh.
Beh, è un fallimento totale. Concordo con te, Heisenberg. No, stronzo. Dai, su, quanto tempo ci fai perdere? Cazzo di merda. Dove andare? Ci ha battuto tutti i muri ormai. No, finito tutto. Aia, ecco che mi bruciacchio. Dai, zio. Ho buttato giù il muro. Sto merda. Dai, cazzo. Ma neanche nelle gambe? Dai, dai, vieni di qua. Ma proviamo con un'altra mina, non lo so. Che faccio? Vabbè, l'ha presa comunque. Crepa, stronzo! È andato, ragazzi. Ok. Allora, cuore meccanico complesso, vaffanculo sta merda. E mi ha fatto sprecare una marea di munizioni. Ma qua non c'è assolutamente niente. Via, via. E si è aperta la porta. Ok. Allora, di qua possiamo fare qualcosa? Mi sa di no. Sigaro? Vabbè, probabilmente possiamo venderlo. Una lettura, se no nient'altro. Assolutamente nient'altro, raga. Va bene, lettura sia. Miranda è abominevole, non fa altro che prenderci in giro, per lei siamo solo degli esperimenti falliti col cadò. Ho avuto fortuna ad avere maggiore compatibilità con quella roba rispetto agli altri poveracci del villaggio. Per questo mi considera suo figlio. Stronzate, non la perdonerò mai per quello che mi ha fatto. Quella maledetta stronza è sempre stata una pazza, non riesce a capire la differenza tra esperimento e famiglia. Miranda ha cambiato il mio corpo e si è presa la mia dignità. Se non l'ammazzo, non potrò mai avere indietro la mia vita. Certo, oltre che pazza, è anche molto potente, può assumere le sembianze di chiunque grazie al mega micete. La soluzione è quella mucciosa di Rose, se potessi servirmi dei suoi poteri. A proposito, anche suo padre, Ethan, sembra avere un organismo interessante. Forse potrei convincerlo ad aiutarmi. Ok, ma non mi sa non ti è andata bene, zio. Allora, parte la lettura e l'armadio. Dai, grazie. Recuperiamo un fluido chimico, ok. Allora, quanto cazzo è lunga sta fabbrica? Ma qua c'è una piantina. Non si può passare, no? Vabbè, sti cazzi, vaffanculo. Voglio andare avanti, voglio finire. E quindi, amen al crea munizioni, ok. E dicevo, amen per quanto riguarda l'esplorazione dettagliata. Dai, su. Ma allora, do cazzo dobbiamo andare di qua, su per la scala, via. L'istinto di lanciarsi e la voglia di lanciarsi è alta, ragazzi, però evitiamo per il momento. Ok, vai con la leva. Ancora più su. Va che va, ragazzi, se è gigantesca questa fabbrica. Porta aperta, ok. E nient'altro. Però se volessi raggiungere quelle zone lì, è curiosità mia. Vabbè, ma vaffanculo. Via. Ma dovremmo essere fuori, raga. C'è un trattore. Vabbè. Apri. È chiuso. Ma che... Ecco qua. È arrivato Heisenberg.
No. Non male, non male, Wayne. Beh, comunque ha un potere notevole. Non ti arrendi. Ma io ho una rivolta da guidare. Quindi ora sparisci. Cioè, vabbè, Maria. Pallottole, zio. No. Che succede? Vabbè, il Megatron. E che cazzo? Ok. Ci combatte Heisenberg, ragazzi. Lo scaramentato giù in fondo. Che palle. Forse per il momento no. Bastardo! Allora, cazzo, e adesso siamo tornati giù in fondo. Vabbè. Niente, si va di qua. No. C'è una via che non vedo. Ma dove cazzo? Ah, ecco qua. Un momento. No, niente. Sì, di qua. Ok, allora rompi? Vediamo se funziona col coltello. No. Cioè, scusa, c'era scritto rompi, ragazzi, o ho letto male io? Dammi. Cazzo. Ti avevo detto di lasciar perdere, Ethan. Sei d'intralcio. Che te ne frega, Chris? Hai ucciso mia moglie, figlio di puttana! Credi che ucciderei mia? Non era lei. Era Miranda. Cosa? Miranda. Ok. È un'arma biologica. Ha cambiato aspetto e ha finto di essere mia. E pare che sia sopravvissuta, quindi sono qui per finire il lavoro. Stronzate! Perché cazzo non me l'hai detto subito? Perché sapevo che ti saresti messo in mezzo. Ed è già abbastanza complicato senza coinvolgere civili. Perché noi, Chris? Che cazzo sta succedendo? Va bene, Ethan. Ok. Ti devo delle spiegazioni. Dammi quella chiave. Ok. Ci viene spiegato un po' il tutto? Ma... Vado subito al punto. Miranda è fuori di testa. Questo villaggio, i mostri e gli squilibrati, è tutto opera sua. Una specie di folle esperimento con la muffa. La muffa, come in Louisiana. Maledizione! Pensavo di poter salvare la mia famiglia. Non posso fuggire. Non posso fare nulla! Non è esattamente così. Da un'occhiata qui. La squadra mi ha inviato quelle foto poco fa. Miranda. Guardale tutte. Rose. Oh, cazzo, dobbiamo andare. Calma, i miei uomini la tengono d'occhio. Ma hanno preso mia figlia. Tu non capisci. Non potresti mai farcela da solo contro Miranda. Io resto qui a finire di piazzare gli esplosivi. Tu prendi l'ascensore, ci vediamo all'ultimo piano. E ti prometto che ci riprenderemo tua figlia. Insieme. Certo che lo faremo. E quando troverò Miranda, sarà la sua fine. Va bene. Ora prendi questo. E fammi un favore. Non fare cazzate. Ok, abbiamo un bel giocattolo, ragazzi. Non si torna indietro. D'accordo, però un momento, posso analizzare qualcosa? Sì.
Allora, squadra Hound Wolf, ho finito di perlustrare la fabbrica, non c'è nessuna prova di legami con l'organizzazione, stavolta non abbiamo avuto fortuna. Sono riuscito a mettere le mani su alcuni documenti che spiegano gli esperimenti di Miranda e che fermano le nostre, ecco, e che confermano le nostre teorie. Si è volutamente infettata con lo mutamicete, grazie alla quale ha sviluppato una serie di abilità. Tra queste, il mimetismo. Può controllare le sue cellule e cambiare il suo aspetto in quello di chiunque altro o qualsiasi cosa. Ha finto di essere mia e si è infiltrata a casa di Winters. Il suo obiettivo era rapire Rose. Forse pensava che avendo le sembianze di sua madre sarebbe stato più facile controllare la bambina. Attaccandola abbiamo rovinato i suoi piani e così ha finto di essere morta grazie alle sue capacità di mimetismo. Mentre la portavamo via, ha ucciso tutti i presenti sul veicolo e ha rapito Rose. Le cose non sono andate come aveva previsto, però alla fine ha comunque raggiunto il suo scopo. Ma ora basta, è ora di affrontarla e far saltare in aria questo posto. Probabilmente prima bisognerà abbattere Heisenberg, ma ho trovato qualcosa di utile. Si tratta di un pezzo della sua artiglieria, una lega di metallo e polimeri che lui non è in grado di controllare. È arrivato il momento di cambiare le carte in tavola, Alfa. Ok, quindi ci è stato spiegato tutto quanto, ragazzi. Ok, io mi stopperei qua, sembra un buon punto per concludere l'episodio. Riprenderemo la prossima volta e nel prossimo episodio, naturalmente, ragazzi, affronteremo Heisenberg e Madre Miranda, quindi andremo a concludere la serie. Ok, ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!